È stato il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e professore ordinario dell'Università d'Annunzio, l'ospite della puntata di Pronto Medicina Facile, la trasmissione condotta e curata da Paolo Castignani in collaborazione con Gigliola Edmondo, andata in onda ieri, in prima serata, su Rete 8. Varianti e vaccini Covid tra gli argomenti trattati in studio, con uno sguardo al quadro attuale dell'emergenza sanitaria. Da qualche giorno abbiamo notato che c'è un flusso costante di pazienti che arrivano al pronto soccorso, per fortuna non tutti hanno bisogno dell'ospedalizzazione. I numeri non vanno mai osservati in termini assoluti ma in termini comparativi, quindi io credo che prima di avere un'idea chiara dovremmo vedere in un periodo un po' più ampio se effettivamente il virus sta riprendendo la sua circolazione o se sono quelle fasi altalenanti che abbiamo già visto. Dove ci si contagia oggi, professor Vecchietti? La famiglia è un punto critico perché tutte quelle misure che noi conosciamo vengono un pochettino meno, ovviamente. Quindi paradossalmente la famiglia è diventato il punto di debolezza, soprattutto perché in famiglia si incrociano diverse fasce di età. Professore, le mutazioni potrebbero trarre in inganno il nostro sistema immunitario e originare delle reinfezioni? È il grosso dilemma. Non sembra avvenire per la variante inglese. La variante brasiliana potrebbe essere, diciamo, un punto critico, nel senso che è tale e tanta la differenza nella struttura che potrebbe eludere il vaccino. Però parliamo ancora di teorie. Potrebbero essere in grado i laboratori anche di proporre la terza dose avendo già inserito il frammento di RNA che comprende la variante. Come giudica tutti questi screening a tappeto che vengono fatti in tanti comuni? Io sono favorevole a tutte quelle iniziative che possono portare all'emersione del sommerso, perché in tutte le malattie infettive poi il sommerso è quello che tiene alta la diffusione del virus. Quello che però vorrei che venisse ben compreso è che fare un tampone e ricevere la notizia che è negativo non è un lascia passare, cioè comportarsi come ognuno vuole, pensando di essere liberi dal rischio. Certo. Invece in questo momento storico noi dobbiamo assolutamente avere un grandissimo senso di responsabilità e comportarci con le misure che ben conosciamo per evitare la circolazione del virus.